Carissimi amici della Pagonotomia, buona Pasquetta, lunedì dell'Angelo, e come promesso mi rado anche oggi, caso più unico che raro, e lo faccio con il Feder AS di 2, a grande richiesta. È un po' di settimane che mi si chiede di radermi con questo Feder, che io ho acquistato ormai quasi 2 anni fa. E che ho visto che tra l'altro è anche aumentato un po' di prezzo, nel senso che l'ho trovato circa 50 euro in meno di quello che oggi viene venduto, però effettivamente è un rasoio che sta avendo un successo importante e se lo merita perché è un rasoio fatto tanto in acciaio inox, ovviamente stiamo parlando di un prodotto di alta qualità. Un rasoio di tutti i giorni, un rasoio che diciamo è stato fatto per addomesticare una lama importante come la Federo. Quindi chiaramente è un rasoio costoso. Un amico mi ha contattato, ma non solo lui, anche altri, dicendo: ma se vale la pena o meno. Io sono risposto: sono rasoi che sono stati loro concepiti per una rasatura quotidiana, quindi un rasoio che male non fa, chiaramente fa male al portafoglio perché costa caro, però i soldi che costa in qualche modo li vale. Poi ovviamente tutto dipende dalle possibilità di ognuno, quindi stiamo facendo un discorso assolutamente relativo. Allora, come ce la diamo? Chiaramente con le Feder, eccole qua, le Feder. E adesso tiriamo fuori la metta e armiamo il nostro ASD2. Un amico mi ha chiesto: ma che differenza c'è tra l'ASD2 e l'ASD2S? Semplicemente che l'ASD2S ha il supporto anche la base del rasoio. Allora, la Feder, che ha sempre un po', diciamo tra virgolette, il difetto che ha un po' di colla, quindi può risultare a volte difficoltoso scartarla, però basta fare un attimo di fortuna. In questo caso io non ho tanta fortuna perché si è incollata, guardate che roba, si è incollata qua, ma usiamo i metodi, ecco qua, così usiamo i metodi, eccolo qua. Molto collosa questa lametta, questo particolare esemplare, perché in realtà non è sempre così. Copre la metta, si inserisce la nostra Feder e si va col pettine, questo pettine leggerissimo, acciaio, a montare la lama sul rasoio. Esposizione delicata, ma non per questo non efficace, perché non è assolutamente un'esposizione da... È un'esposizione modulata, cioè fatta apposta per addomesticare questo tipo di lama che è molto 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 incisivo. Come ci radiamo? Un bel pennellone da 30, lo Yaki da 30, pennello molto molto tecnico, vedete questo manico molto grosso, questo ciuffo tuxedo. Lo bagniamo. Facciamo scorrere l'acqua calda, mattina presto. A parlare un po' piano, ma vabbè. Arzachena, exocosmesi. Arzachena, ecco, vedete il don, questo è il don, non cinghiello. Arzachena, profumazioni note sarde, diciamo. È una delle prime che ho acquistato di exocosmesi. Infatti è abbastanza usata, insomma, con estratto di clorofilla. Vedete che è abbastanza usata. Allora, cosa facciamo? Mettiamo un po' d'acqua nel pennello e andiamo direttamente a prelevare con il pennello. Io con le creme, le paste di sapone, in realtà con le creme, uso questo sistema. Pennello umido, questo pennellone ovviamente eccezionale per questo, ecco perché dico che è un pennello molto molto tecnico, non perché
ha un ciuffo importante che va a scavare questo sapone che ha delle note verdognole. Questo forse non si vede bene dal video. Le note verdognole che credo che siano appunto la... non so se si vede, ma non credo, ma sono verdognole, note, una sfumatura. E credo che sia la clorofilla. Vedete, guardate come questo pennello ha praticamente prelevato tutta la crema necessaria per poi montare. C'è ancora un passaggio. Spero che vi sia buona Pasqua. Io ho fatto un pranzo in casa. Oggi un po' di dieta perché sennò mi adesso in forma, sennò... anche se di solito Pasquetta si griglia, ma io oggi passo. Allora, ciotola, acqua calda, poco focus che ogni tanto mi sclera, ma non importa. E qui abbiamo un montaggio immediato, eh. Questo ciuffone direi che non è male, e allora noi ci bagniamo il viso. Barba di un giorno con lo Yaki 30 Barber Pollo. Pennello di fabbricazione cinese. Sapone da barba, crema da barba italiana. Arzachena. Montaggio molto consistente. Ovviamente, se mi è fatto la barba ieri, oggi facciamo soltanto pelo e una seconda passata. Tre passate esagerato. Eccolo qua il nostro Federer AS2. Qui andiamo in scioltezza. Vedete come questo rasoio riesce a rendere una lama come la Feder, trasformare il leone in un gattino, però un gattino che fa il suo mestiere, cioè che la barba la toglie, ma una lama del genere ha creato problemi a tanti tronsori, perché per una lama rigida e affilata. Lama eccezionale. Ma mordace. E chi meglio di Feder poteva creare un strumento a domarla. Ecco, io credo che sia questa la razza che sta dietro la progettazione di questo rasoio, no? Progettato per gestire le Feder. E anche altre lame, ovviamente. Però vedete come con questa Feder si va in scioltezza. Però non è che ci sia tanta barba, quindi anche più paradossalmente siamo più a rischio perché
se non ci fatti la roba ieri, la pelle anche potrebbe essere stressata, no? Invece, ecco qua. Saremmo già a posto, in teoria. Saremmo già a posto, però facciamo ancora una passata. Una rodatura almeno due passate deve averla, secondo me. Poi c'è anche qualche amico che mi ha detto, ma io mi vado tutti i giorni con una passata sola, anche quella è una soluzione. Però Arzachena, clorofilla, che da questa nota verdognola che non si vede in video, secondo me, almeno dal mio feedback non lo vedo, vi garantisco che c'è. Leggera nota, proprio di colore. Sapone che monta molto bene. Secondo passato dal meglio. Facciamo un misto fra obliquo e contropelo, ovviamente, conoscendo il nostro mappatura del viso, sappiamo dove è il contropelo vero. Guardate con che confidenza mi posso permettere di trattare la Federer. Non è che io sia qua bravissimo, è un orgoglio. È un orgoglio, ragazzi. Sì, certo, io la mano ce l'ho, però. Sono passato sulle labbra, per dire, con delicatezza, attenzione, non è che non fatelo, però. Per dimostrare quanto questo rasoio sia delicato. Ecco, adesso qui. Io mi contropelo. Togliamo gli occhi a tutto. Una serenità che onestamente altri rasoi non ci consentono, questo è oggettivo. Con una Federer montata sopra, eh. E la barba fatta ieri, quindi la pelle un minimo, come dire, io di solito mi rado in 2 giorni, però per questa occasione ho fatto un sondaggio con 2 rasoi, mi hanno chiesto, ma perché non ti fai anche la pasquetta? Facciamo anche la pasquetta, una è tanto, non è un problema, tante feste, rifiniture. Pelo nell'uovo. Ok, sciacquiamo con l'acqua fredda. E andiamo a pulirci. Lascio un ottimo posto, questo Arzachena. Certo,
veramente più niente, perché poi già quella barra fatta di un giorno. Io di solito, come ho detto prima, ogni 2 giorni, barra tre. Ma oggi è così. Giustamente. Però effettivamente con questo rasoio si può fare. Questa è il grande valore aggiunto di questo rasoio, che permette veramente una lavatura quotidiana senza pensieri, per chi vuole farsi la lavatura tutti i giorni. Altri rasoi, insomma, iniziano a fare un po', iniziano ad, come dire, a stressare un po' la pelle, insomma, a richiedere più manualità, insomma. Barba, sempre arzachena, eccolo qua. Arzachena, bergamotto, limone verde per la testa, cuore, lilla, gelsomino, violetta, rosa, fondo, ambrata, legnosa, legno, cedro, musk, fieno. Eccola qua. Come sempre, i barba di Sono Cosmesi vanno scossi perché le essenze sono, diciamo, distinte non sono filtrate, quindi va proprio riattivato ogni volta che si utilizza. Eccolo qua, arzachena. Fragranza mediterranea, che dire, il risultato diciamo perfetto, no? Allora, 2 parole che mi sono state chieste anche, più specifiche, mentre pulisco gli strumenti i ferri del mestiere, 2 parole sul rasoio. Allora, rasoio è un rasoio caro, è inutile che ce la raccontiamo. Io adesso l'ho acquistato, ripeto, 2 anni fa e l'avevo trovato sui 150-160 euro nuovo. Oggi mi hanno contattato alcuni amici chiedendomi appunto indicazioni dove potevano acquistarlo. Si trova un po' di più, insomma, il prezzo è più vicino ai 200 euro, almeno in generale. Poi magari mi auguro che si trovino posti con prezzi minori. Poi c'è anche il mercato dell'usato, insomma. La domanda delle 100 pistole è: ma allora io vale la pena, insomma? Sì, vale la pena assolutamente se si vuole un rasoio che è perfetto per la rasoio quotidiana. Questo è come io lo paragono come diciamo dolcezza. Io lo paragono al Masamune. Sono molto simili, sono molto simili, anche se sono diversi, molto simili come resa, come effetto che fanno sulla pelle. Quindi Masamune e Feder, forse Feder è un po' più pesante, credo, un pelo. Comunque diciamo che uno può essere considerato l'alter ego dell'altro, insomma sono molto simili. La qualità è eccezionale, ma la qualità soprattutto di rasatura, perché ripeto, una lama come la Feder è una lama non per tutti. Eccola qua la nostra Feder che adesso andiamo a mettere nel cimitero delle lamette. È una lama non per tutti e questo rasoio la rende invece per tutti e la rende docile. Avete visto, io l'ho fatto anche un po' apposta, no? Con quale spensieratezza, con quale velocità ho effettuato le passate, perché il rasoio non lo consente. Addirittura ho fatto una passata che non va fatta sulle labbra, cioè questa parte qua, e non mi sono mica tagliato, ma perché il rasoio è eccezionale. Non fatelo, ma semplicemente fatevi test per dimostrare quanto questo rasoio consenta al rasatore, diciamo, di prendersi delle licenze che in teoria altri rasoi non consentono assolutamente.
Quindi chi mi dice vale la pena, io dico, ma se tu vuoi farti da papa tutti i giorni, sicuramente questo è un rasoio indicato. Qualcun altro mi ha chiesto, ma i principianti possono usarlo? Assolutamente sì, anzi, cioè, è un rasoio più facile di quelli che vengono indicati generalmente per i principianti. Evidentemente ha un altro prezzo. E quindi può darsi che un principiante non abbia voglia di spendere una cifra vicino a 900 euro per un rasoio. Però effettivamente questo è un rasoio fatto e finito, definitivo, insomma, non si discute. È un rasoio che rientra nei miei 8-9 rasoi che sono della mia collezione, che sono in rotazione, che utilizzo ogni tanto, specialmente appunto quando la rotatura è quotidiana. A chi mi chiede un paragone, Masamune, ecco, diciamo, per intenderci. Ma anche altri, però Masamune è simile, perché altri sono magari più massicci, no? Masamune è molto simile a questo qua. Comunque, come resa, è molto simile come resa. Consigliatissimo. Parliamo del set Arzachena, uno dei primi che io ho acquistato da Donato, da Don Acciniello, fragranza mediterranea. Devo dire che monta veramente molto bene questo sapone e mi piace molto anche la nota agrumata dell'eau de toilette aftershave. Quindi anche questo è un buon prodotto, ottimo prodotto. Mi piace, insomma, è una delle fragranze che preferisco di quelle prodotte da Extra Cosmesi. E chiudiamo con una nota sullo Yaki. Qualcuno storce il naso sul discorso del sintetico. Io credo che sia una questione di sicuramente di abitudine, sicuramente di fare un ragionamento. Cioè, questo qua intanto è nell'estremo, guardate quanto è grosso. Però per chi ha il viso grosso come il mio è un bello spennellarsi con un 30 di ciuffo. Tuxedo è una fibra molto molto morbida e il pennello consente, grazie a questa forma, di prelevare molto bene il sapone con questo manico molto grosso, di poterlo gestire, chiaramente pesante. Io lo trovo un pennello valido, chiaramente ripeto, parla una persona come me che è alta 1,90 m e ha le mani grosse, cioè forse la persona più piccola, con le mani più piccole, fa fatica a gestirlo. Ecco, io non voglio. Questa 30, come vedete, 30, dopo 30. Però lo trovo. Avete visto come sia un pennello che riesce a scavare nel sapone, a prelevare senza dover fare particolari sforzi il sapone dalla confezione e metterlo poi in ciotola. La morbidezza la vedete qua, guardate, è sicuramente morbido. Insomma, il prezzo non è elevato. Chi apprezza il sintetico può trovare in questo, e ha le mani grosse, un pennello di grande qualità. Poi, ma anche carina come idea quella di questo disegno del barber pole, diciamo circolare. Va bene, io vi auguro buona, come dire, l'angelo, buona Pasquetta. E chi griglierà avrà tutta la mia invidia, ma io purtroppo devo tenermi perché sennò qui si ingrassa troppo. Allora, dopo una Pasqua, diciamo, abbondante, una Pasquetta, diciamo, di disintossicazione. Poi, così almeno facciamo poi la prova costume, quest'estate tornerò poi ovviamente al mare in Turchia, quindi devo essere. Non dico peso forma perché non ci arriverò mai, però arrivare, diciamo, in condizioni accettabili. Vi ringrazio, vi saluto, ancora auguri e buona giornata a tutti.